Siate testimoni di un mondo giusto, ricco di amore, di rispetto, che ripudia ogni forma di violenza. Una marcia silenziosa ma piena di emozioni, quella di ieri in ricordo di Matteo Benzi, alla quale hanno partecipato anche il sindaco ed il presidente della provincia di Alessandria. Partita dal giardino dell'Istituto Volta e arrivata passando nel centro cittadino fino in via Lombroso, qui al quartiere Pista, dove una settimana fa la tragedia della famiglia Benzi ha segnato la comunità alessandrina. La marcia è stata fortemente voluta dagli studenti dell'Istituto Volta, compagni di scuola di Matteo Benzi, che lì, in quell'appartamento, è stato ucciso da suo padre Martino. Quel padre che lo amava, a detta di tutti, immensamente. Sono partiti alle 19:15, hanno attraversato la città con gli striscioni. Qualcuno aveva le torce, altri hanno usato le luci dei cellulari. Poi, in via Lombroso, le parole della preside, commossa. A ciascuno di noi la volontà di unirsi in questo ricordo e quello che già vi dicevo, ricordatevi ragazzi che la violenza non porta da nessuna parte. In mattinata il comune aveva posto la bandiera a mezz'asta in segno di lutto sul balcone di Palazzo Rosso. L'omicidio-suicidio ha sconvolto la quiete sonnacchiosa di una città come Alessandria, che guarda quasi sempre cinicamente distaccata agli eventi che la percorrono. In questa settimana però si è interrogata su quanto accaduto, sul perché un uomo così tranquillo e buono, che si era sempre fatto carico di tutto e di tutti, avesse deciso di uccidere la famiglia e poi di suicidarsi. La situazione economica difficile, questo è quello che farebbe pensare il biglietto di Martino trovato in casa, non giustificherebbe un atto che qualcuno ha definito contro natura. Ma i percorsi della mente non sempre sono autostrade dritte senza curve, spesso possono essere molto tortuose, a volte senza via d'uscita. Colpisce che fra tanti biglietti di cordoglio, di parole affettuose, nessuno abbia pensato anche a Martino. È vero, è stata sua la mano che ha ucciso, ma forse, a dispetto di quel sorriso, anche lui era già morto da tempo.